organizzatore di questo incontro. Poiché è stato evocato il termine radicale, mi permetto di rammentare l'origine nobile di questa parola, che viene da Marx ed è, si trova precisamente nella introduzione alla filosofia del diritto di Hegel, e radicalen, termine tedesco, equivale a afferrare le cose alla radice. Quindi giustamente Luigi ricordava che radicale non significa estremista, ma andare seriamente e profondamente alla radice dei, dei fenomeni. Io molto brevemente, quanto mi concede il tempo assegnato, mi cercherò di rammentare la questione della rappresentazione più che della rappresentanza, perché il modo in cui un popolo si rappresenta, un popolo, un gruppo sociale, un territorio, incide poi sulla possibilità di progettare il futuro. Ora, il Mezzogiorno è per eccellenza il pezzo di paese più gravato da stereotipi nel corso della storia. Ricordo, non faccio la storia degli stereotipi, ma ricordo almeno l'ultimo e più grave, quello elaborato da Umberto Bossi e dalla Lega Nord, che ha messo insieme Roma Ladrona e il Sud che vive alle spalle del Nord produttivo, uno stereotipo e una campagna denigratoria che ha cambiato la percezione del Mezzogiorno a livello di opinione pubblica nazionale, ha perfino, a mio avviso naturalmente in concorrenza con altri fenomeni, sia culturali che economico-sociali, ha alterato diciamo, l'atteggiamento dello Stato nei confronti del Mezzogiorno, le politiche di sostegno e così via. Ha veramente capovolto l'immaginario nazionale nei confronti di questa parte del paese. Aggiungo, diciamo, la citazione mi serve per introdurre anche un'altra considerazione, che la stampa si è accodata a questa, diciamo, a questa rappresentazione. Per esempio, ricordo che una decina di anni fa, in uno dei suoi tanti editoriali domenicali, Eugenio Scalfari, ancora direttore di Repubblica, credo, o forse no, era diventato presidente di Repubblica, fondatore e presidente di Repubblica, ha affermato negli ultimi 50 anni nel Mezzogiorno non è cambiato nulla. Si tratta di un'affermazione grave, perché questo significa che allora è inutile, no? Se nulla è cambiato nel Mezzogiorno è inutile spendere soldi, è inutile investire, è inutile, perché è una popolazione irridimibile che non riesce ad avere in mano il proprio destino e quindi va lasciata a se stessa. Pensate, un'affermazione del genere quanto favorisce, no, diciamo, il ciarpame ideologico che sta dietro all'autonomia, al progetto di autonomia differenziata. Una cosa gravissima. Quindi noi dobbiamo naturalmente capovolgerla questa rappresentazione del nostro Mezzogiorno, se vogliamo entusiasmare, come diceva Luigi prima. E allora, per fare questo, naturalmente la via che è stata intrapresa da alcuni, come il neoborbonismo, non vale, perché per esempio il libro di Pino Aprile, che giustamente è stato demolito da un nostro compagno, Pino Ippolito, che ha pubblicato per la Terza il fantastico Regno delle Due Sicilie, è un libro che denuncia anche delle cose giuste, ma pieno di inesattezze, di errori, di invenzioni, eccetera, che naturalmente poi non reggono alla critica storica e che costituiscono un danno. Invece noi dobbiamo rappresentare intanto il nostro passato per i suoi meriti. Tanto per restare a Napoli, la quale è stata rappresentata per secoli come un paradiso abitato dai diavoli, questo perché nella città
bellissima, era un paradiso, era considerato un paradiso, e c'erano tanti poveri che sciamavano per le strade, eccetera. Ma poi la ricerca storica ha mostrato che in tutte le grandi città, Parigi e Londra, esisteva lo stesso fenomeno, perché le grandi città calamitavano i poveri delle campagne, perché nelle grandi città c'era sempre qualche cosa da buscare per la sopravvivenza, anche per chi era reietto, privo di lavoro e così via. Allora, noi non dobbiamo rappresentare, dobbiamo essere critici nei confronti degli aspetti negativi del nostro mezzogiorno, del nostro territorio, ma dobbiamo ricordare intanto che esistono tanti sud, non esiste un sud solo, esistono tante realtà. Ci sono realtà arretrate, realtà dinamiche, no? Realtà, diciamo, dal punto di vista culturale assai vivaci e all'avanguardia, altre più opache e così via, ma non siamo di fronte a una realtà informe. Inoltre dobbiamo ricordare... Piero, due minuti, grazie. Un minuto, va bene. Allora, chiudo ricordando un aspetto. Noi abbiamo da valorizzare un grande patrimonio che è la nostra tradizione agricola, in fondo dimenticata, appartata, eccetera. Quando noi poniamo il problema delle aree interne, dei paesi abbandonati, delle zone inselvatichite e così via, della fuga della popolazione, dobbiamo porre il problema di una rinascita dell'agricoltura, che significa rinascita anche della possibilità di un'industria fondata sulla trasformazione agricola. Peccato che non ci siamo andati, questo è stato un convegno stupendo, guarda. Cosa? Niente, c'è stato un inserto imprevisto, abbiamo già tolto. Hai un minuto per chiudere, grazie. Va bene, ma io posso anche finirla qui, non è necessario continuare. Comunque, perché per svolgere questo tipo di ragionamento avrei bisogno di più tempo. Lascio volentieri a Paola la parola, che naturalmente dirà la sua autorevolmente. Grazie.